Ciao a tutti e ben ritrovati qui su 6K in Puglia. Bene, anche noi abbiamo deciso di fare un'intervista doppia, vero Valeria? È vero Pino, speriamo tanto che vi piacerà. Ci facciamo conoscere per chi non ci conosce già, ecco, facciamo così. Sì, abbiamo scelto delle domande un po' sulla nostra vita privata, perché comunque siamo marito e moglie. Bando alle ciance, andiamo subito in azione, pronti per l'intervista doppia. Nome? Io Pino. All'anagrafe Giuseppe Cazzolla. All'anagrafe Valeria Loseva. Età? Ho 59 anni, a gennaio sono 60. Ho 35 anni. Provenienza? Sono cresciuto a Castellana Grotte, sono nato a Polignano a Mare e il 9 gennaio del 62, però il 9 gennaio è la stessa data di Domenico Modugno, che nasce anche lui a Polignano a Mare. E quindi abbiamo questa cosa in comune con Domenico Modugno. Sono nata 11 marzo 1986 a Mosca e ho vissuto tutti i miei 21 anni bene a Mosca finché non mi sono spostata un giorno poi in Italia, qui in Puglia. Professione? La mia professione attuale è pensionato, quindi sono felicemente in pensione. E naturalmente tutto il resto è un hobby, come questo che mi è cresciuto da qualche anno, del videomaker, da tanti anni, insomma dal 2000 circa, che faccio il DJ, canta DJ. La mia professione futura, spero tanto, è essere giornalista. Adesso, in questo momento, sono ancora apprendista, se vogliamo chiamarlo così, referente. Mi piace tantissimo questa come professione. Intanto faccio diverse creazioni, mi piace molto cucire, ricamare, tutte quelle cosette così. Altezza? Quanto sono alto? Io quanto sono basso? Sono 1,63 m. 1,83 e mezza. Il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il blu, come quello che vedete alle mie spalle. E sì, mi piace tantissimo il blu. Il mio colore preferito è verde, veramente verde come albero di Natale. Però mi piacciono tutte le sfumature del verde, soprattutto quel verde che un poco va nella sfumatura del blu. Che animale ti senti di essere? Io mi sento di essere un cane perché credo di essere un animale normale, una persona fedele. Mi piace tanto, cioè, portare allegria, cioè, con il mio scodinzolare, e quindi mi sento un bel cagnolino, ecco. Io non ci ho mai pensato di che animale mi sento, però penso che sono una giraffa. Fa un po' ridere, però realmente una giraffa è un qualcosa di alto, e sono io, qualcosa di particolare. Magari mi posso associare alla giraffa perché lei arriva lì dove non tutti arrivano, perché riesce a, appunto, a portare qualcosa di particolare. Già quando entra tutti la guardano, ecco, io sono così un po'. Il tuo motto di vita? Non fare agli altri quelli che gli altri non vorreste che facessero a te. Tutto quello che facciamo oggi è il nostro futuro domani. Il suo miglior pregio? Il suo miglior pregio? È fantastica, è solare, è stupenda, è sempre allegra, tranne che quando la faccio arrabbiare. La donna da tenere a fianco per tutta la vita. Il miglior pregio di Pino? E questa sua allegria e simpatia in qualsiasi situazione, soprattutto quando capita che sono un po' di broncio, che ne so, qualche o magari c'è qualcosa che non ci capiamo, lui trova sempre una soluzione allegra per dimenticare subito tutto. È bello. Il suo peggior difetto? Io penso che Pino non ha difetti. L'unico che potrebbe essere, ma non è un difetto secondo me, è giusto, perché potrebbe essere sia difetto che non è anche pregio, è la sua precisione. Le cose devono essere fatte bene. Beh, il difetto di Valeria, o i difetti di Valeria, sono quelli che dimentica involontariamente gli oggetti in giro,
è un po' disordinata, però tutto sommato bisogna adeguarsi. Credi più nel destino o nell'oroscopo? Io credo nel destino, no, non credo nell'oroscopo, perché il destino, immagina che cioè io non sarei mai andata a Mosca, per esempio, a conoscere Valeria. E il destino ha fatto sì che è arrivata a Castellana e che ci siamo conosciuti e che abbiamo due stupendi figli e che tu dica. Io non credo nell'oroscopo, nel destino fino a un certo punto. Penso che comunque oltre al destino siamo noi che dobbiamo decidere cosa vogliamo fare della nostra vita. Quindi se io aspettavo che doveva venire Pino da me, non è proprio così. Sono andata io a dire che mi piace, sono andata io a dire determinate cose per farlo pensare un po' che c'è qualcosa di più. Quindi fino a un certo punto destino, tutto il resto siamo noi. È vero, ti do ragione. Cosa ti dicono più spesso? Cosa dicono di me più spesso? Ma sai cantare? Ah, ma sai fare il DJ? Ah, ma fai video? Ah, ma ce la fai con tua moglie? Hai visto quant'è? A me di solito dicono, ma è vero che ti chiami Valeria? Che magari una russa sembra che ho cambiato, no, il mio nome è vero, Valeria. Poi mi dicono spesso, madonna, ma quanto sei alta, ma ogni tanto li metti i tacchi. Chi ha fatto il primo passo? È stata Valeria, che si è accorta di me, della mia bellezza interiore, ecco, facciamo così. Il primo passo, sì, diciamo che ho fatto io, però alla fine tutte e due fanno un passo. Perché non è che lo faccio io e Pino si ritira. Sempre in due si fa, però qualcuno deve effettivamente deve essere un pochino più coraggioso. Qualcuno deve pure iniziare, ecco. Chi è più spendaccione? In fondo siamo tutte e due spendaccioni e siamo tutte e due tirati. Nel senso che prima di spendere dei soldi ci confrontiamo, ne parliamo e poi si decide. Quindi se serve la cosa la compriamo, se possiamo evitare, evitiamo. Quindi questo spendaccione è una cosa di tutte e due. Ha risposto tutto lui, mi ha proprio tirato le parole di bocca. Eh sì, infatti adesso sei rimasta senza. Pro o contro i tatuaggi? Non è che sono proprio favorevole al tattoo, perché rimane lì e rimane per sempre. E come ha spiegato qualche dottore, all'inizio sono bei disegni, però quando il nostro organismo si allarga, si ingrossa, si dimagrisce, si appiccisce, e il disegno bellissimo all'inizio, stupendo, e potrebbe avere le sue deformation, potrebbe anche essere una figata in quel senso, però è un mio pensiero, quindi preferisco un bel enne, dura quello che dura e poi avanti un altro. Io per me non vorrei avere un tatuaggio, anche se qualche volta mi vengono questi pensieri. Però mi ricordo che ho sempre l'enne, infatti in tanti video mi vedete spesso con una cosa disegnata sulla mano ed è sempre l'enne, non è un tatuaggio vero, quindi dura quei 2-3 settimane e così lo posso cambiare ogni volta e non mi stanco. Chi fa le pulizie? Le pulizie le fa Valeria in casa, è normale, no? Uno pensa è normale, sì, allora le pulizie le fa Valeria, io invece no. Io sono uno sporcaccione, butto qua, butto là. Non è vero, non è vero. Anche lì sono puntiglioso, nel senso che se c'è qualcosa di mezzo lo tolgo subito. Sì, è puntiglioso, non è che in senso Valeria lava lì. Se c'è qualcosa da pulire, Pino lo pulisce senza dirmi niente tante volte. E poi, come ovviamente come dea della casa, pulisco io perché metto le cose in modo che Pino non le troverà mai. E quindi però quello che si tratta, che ne so, per esempio di pulire le telecamere, di tenere ordinate tutte le altre cose che portiamo di solito appresso quando facciamo i video, e fa tutto Pino. Io non tocco neanche una goccia di niente, al massimo posso perdere la penna. Chi è più disordinato? No, la disordinata in casa è Valeria, non ci sono dubbi, perché è così.
perché il suo ordine è nel disordine, facciamo così. Sì, la più disordinata sono io, quindi io quella che pulisco e quello che disordino, ma mi viene spontaneo, non ci posso fare niente. Chi cucina di solito? Beh, sono io quello che cucina in casa. Allora, Valeria è addetta alle pulizie e io sono addetta alla cucina, va bene? Quindi di cucinare il salato sono io, mentre per i dolci si dedica Valeria. Quindi ognuno ha il proprio compito, e in modo che la famiglia è al completo. Io sono fortunatissima come donna in Italia non devo cucinare niente. Dalla mattina alla sera c'è Pino che sa tutto, pensa a cosa dobbiamo cucinare domani, mangiare, e io posso realizzare con lui tutti i miei desideri, perché qualsiasi cosa mi dice: Pino, facciamo questo, e Pino è con la cucina, è una fortuna. Cosa bolle in pentola? Ah, bella domanda, cosa bolle in pentola? Prossimamente, oltre a fare altri e nuovi Sai che in Puglia, ci sta questa nuova iniziativa delle interviste doppie, e poi ci saranno dei cortometraggi con la collaborazione di una scuola, e insomma il futuro è bello pieno di idee e di sorprese anche per voi. Stiamo per aprire una redazione a Castellana, una nuova redazione però di un giornale che già esiste, e adesso ci sarà anche a Castellana la voce del paese. Ci stiamo preparando anche su questo fronte. Quindi però ci vedrete sempre su Sai che in Puglia in qualità di me che intervisto e Pino che sta dietro le quinte. E con l'aiuto naturalmente anche di Donato e di tutti coloro che ci vogliono e ci vogliono stare appresso, ci vogliono affiancare. Sì. Saluta a modo tuo. Buon tutto a tutti! Valeria? Ciao. Grazie per la vostra visione, se siete arrivati qui vuol dire che avete visto tutta l'intervista. Se vi interessa qualche altra risposta su qualche domanda che noi non abbiamo citato, scrivetelo nei commenti sotto il video e realizzeremo un altro video con queste domande. Oppure, se siete voi interessati a fare un'intervista doppia, scrivetelo nei commenti e noi vi contattiamo e ci mettiamo d'accordo, così voi sarete i protagonisti di un'intervista doppia. Naturalmente il nonno con la nipote, o il nipote con la nonna, e lo zio con lo... il fratello, si può fare l'intervista con chiunque, fra le amiche, fra gli amici, con fidanzati, papà, con mamma. Prima di sposarsi, dopo sposati, e i fidanzati che non hanno capito bene come sono i loro caratteri, attraverso questa intervista magari possono anche conoscersi meglio. Oppure ci potete indicare con chi vorreste fare un'intervista, noi contattiamo e naturalmente se accetta la vostra nomination per fare l'intervista doppia e ci organizziamo per realizzarla. Aspettiamo i vostri commenti sotto questo video. Allora, Eddie, non lo dobbiamo dire? No. Allora non lo dobbiamo. Ok. Ciao a tutti. Sta registrando. Che dovevo fare? Salutare tutti. Ok, salutiamo. Ciao! Ciao ciao! A presto!